Chi non ha mai pensato, almeno una volta nella vita, di uscire furtivamente da un bar dopo aver consumato qualcosa senza pagare? O magari di scappare dalla pizzeria dopo aver mangiato, nascondendosi tra la folla? Tuttavia, pochi sono a conoscenza delle responsabilità civili e penali che questa azione potrebbe comportare. Proprio di recente la Cassazione ha analizzato un caso simile, chiarendo quali sono le conseguenze legali derivanti dal fatto di fuggire dal bar senza pagare il conto. A ben vedere, la risposta al quesito in questione dipende dalla condotta che concretamente viene tenuta dal cliente. In questo video analizzeremo le possibili conseguenze per chi decide di compiere un gesto simile, esamineremo un caso giudiziario concreto e valuteremo le diverse situazioni possibili. Tutti pronti? Eccola, sigla. Questa è la legge! In linea generale, chi consuma al bar e poi non si reca alla cassa non commette reato, ma un semplice illecito civile. È equiparabile cioè a chi non paga una bolletta o una fattura. Egli infatti è responsabile di un inadempimento contrattuale, anche se dichiara apertamente di non voler pagare ed a prescindere dalle motivazioni fondate o meno per cui si comporta in questo modo. Dunque tutto ciò che può fare il titolare dell'esercizio commerciale è agire contro il cliente per il recupero del proprio credito, come farebbe magari una finanziaria a cui non è stata pagata una rata. Non potrebbe invece bloccarlo fino a quando arrivano le autorità, diversamente commetterebbe il reato di sequestro di persona, di violenza privata o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e potrebbe essere a sua volta querelato. Esistono però alcune situazioni in cui uscire dal bar senza pagare è reato. Si potrebbe magari configurare il reato di insolvenza fraudolenta per chi si mimetizza nella folla, esce dal retrobottega, si abbassa a terra in corrispondenza della cassa o comunque compie altre manovre o artifici per non farsi scoprire. In tal caso la punizione consiste nella reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 516 euro. Si potrebbe invece configurare il reato di furto per chi si appropria dal bancone frigo di un cornetto o di una bottiglietta dell'acqua e poi la porta via senza passare dalla cassa. In tal caso la punizione è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 154 a 516 euro. Il furto dunque è caratterizzato dall'apprensione del bene altrui. Non è furto invece la consumazione al tavolo. Si potrebbe infine configurare il reato di rapina impropria se il finto cliente prima si appropria della vivanda e nello scappare usa violenza contro il titolare del locale o magari un suo dipendente che cerca di bloccarlo. In questo caso il colpevole è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 927 a 2500 euro. La rapina impropria si verifica quando una persona si impossessa di un bene con l'intenzione di appropriarsene illegittimamente, utilizzando subito dopo, ossia all'atto della fuga, violenza o minaccia nei confronti del proprietario o di chi detiene il bene. Questa figura di reato è diversa dal furto in quanto la violenza o la minaccia sono utilizzate per assicurarsi il possesso del bene e non semplicemente per sottrarre il bene altrui. Oltre alle conseguenze penali, chi si allontana da un bar senza pagare potrebbe anche incorrere in responsabilità civile e dover quindi risarcire il danno causato. Danno che potrebbe magari derivare dalla perdita di immagine nei confronti della clientela presente, o magari dalla fuga dei clienti o dalle lesioni fisiche subite da un dipendente intento a rincorrere il colpevole. Ma può andare in carcere chi non paga il conto del bar o della pizzeria? Tranne nel caso della rapina, nelle altre ipotesi di responsabilità penale, il colpevole potrebbe farla comunque franca grazie all'assoluzione per la tenuità del danno procurato al titolare dell'esercizio commerciale. In tal caso la sua fedina penale resterebbe macchiata, ma non sconterebbe alcuna condanna penale e resterebbe fermo l'obbligo comunque di pagare il conto al bar. Il titolare del bar può adottare diverse misure per prevenire situazioni in cui i clienti tentano di allontanarsi senza pagare. Ad esempio potrebbe installare telecamere di sorveglianza che scoraggino i clienti dall'agire in modo illecito, oppure potrebbe richiedere il pagamento anticipato per i prodotti in vendita. Per quanto riguarda però le telecamere, queste possono essere installate solo previo accordo con i sindacati aziendali o, in assenza dei sindacati, con l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.